Fausto Scarpitti, dunque l'ultima tra virgolette fatica in casa contro il Futsal Barletta, davvero una partita che magari non era così scontata, poi nel risultato lo è stato. Devo fare complimenti ai ragazzi perché li ho pungolati tutta la settimana, anche oggi li ho un po' sfidati a fare una prestazione di livello come tante altre abbiamo fatto quest'anno, perché comunque c'è la tensione che è scesa, è normale, il campionato vinto parecchio, Coppa Italia è andata. E mi hanno ripagato la gente venuta a vedere la partita con una prestazione secondo me forse tra le migliori della stagione. Fare una prestazione del genere alla penultima giornata, l'ultima in casa, senza più obiettivi, con loro che invece si giocavano un piazzamento perché arrivare terzi significava non andare in Sicilia, è un grande segnale, un segnale di maturità, è un segnale che siamo una grande squadra. Assolutamente, poi come hai detto tu anche per congedarsi nel migliore dei modi dal Palafrarraggio. Bravissimo, noi ci tenevamo, una delle cose per cui spingevo era questa, cioè noi su questo campo abbiamo conosciuto solo vittorie quest'anno tra campionato e coppa e il nostro pubblico che è meraviglioso meritava un addio di questi, cioè lasciare nella mente di tutti, sia noi che loro, una partita del genere per poter passare quest'estate in attesa del prossimo anno. E dunque adesso l'ultima fatica, avrete la trasferta contro l'Atletico Cassano, dunque l'ultima giornata di questa annata che hai detto tu da incorniciare, a questo punto insomma lecito attendersi un'altra prova importante proprio per chiudere questo percorso praticamente netto. Assolutamente, l'obiettivo è sempre quello, cioè noi vogliamo fare bene, vogliamo giocare, vedi oggi abbiamo ruotato con tutta la rosa. Io non ho visto cali mai, anche nel momento in cui magari c'era l'under eccetera, sono andati benissimo tutti e con questo spirito andremo anche a Cassano con l'idea di dare spazio a tutti ma con l'idea di fare un'altra grande prestazione.